Appassionati di calcio, benvenuti allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, quinta giornata del campionato di Serie D Girone I. Dopo il pareggio di Locri ottenuto contro il San Luca, l'esordio, la Reggio Calabria di mister Trocini ospita la capolista Siracusa, una delle favorite al salto di categoria. Ma oggi la classifica non conta, oggi conta soltanto vincere per non perdere terreno, ma anche per alimentare l'entusiasmo del Granillo, che oggi riapre i cantieri dopo oltre 4 mesi, un'attesa infinita per i tifosi amaranto che oggi hanno risposto in quasi 5.000 all'appello della nuova società. Per questa sfida mister Trocini si affida a Martinez tra i pali, Cham, Zanchi, Ingegneri e Martiner sulla linea difensiva, Sanandria, Mungo e Barillà in mezzo al campo e Zucco, Rossetti e Provazza nel tridente d'attacco. Dunque c'è subito la novità: Rossetti dal primo minuto prende il posto di Bianco, destinato in panchina. Questa la panchina a disposizione di Trocini, con il numero 1 Fecit, con il 10 con l'11 appunto Bianco, con il 15 Ponzo, il 16 Bontempi, il 21 Altamura e poi con il numero 30 Coppola, il 32 Dervisce, il numero 68 Girasole. Il Siracusa, reduce da 3 vittorie consecutive, risponde con questa formazione: Lamberti, Di Paola, Sen, Limonelli, Benassi, Sus, Alma, Aliperta, Maggio, Faella e Vacca. Questi gli uomini a disposizione di mister Cazzola, che potrà contare anche sul numero 12 Dime, il numero 13 Scaletti, il numero 14 De Caro, con il 15 Gozzo, il 16 Teio, il 17 Zampa, il 18 Favetta, con il numero 19 Arcidiacono e il numero 20 Forchignone. Dirigerà il signor Stefano Raineri di Como, coadiuvato dagli assistenti di linea Vora e Annoni di Como. Per la squadra di Trocini questa è la seconda gara stagionale, dovrà, ricordiamo ancora una volta, recuperarne 3 per mettersi al passo delle altre. Tutto pronto intanto al Granillo per il fischio d'inizio. Intanto vediamo i giocatori amaranto salutare i ragazzi della curva strapiena per questo esordio al Granillo della squadra amaranto. È tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Il primo pallone è del Siracusa, attacca subito la capolista, libera bene la difesa di Reggio Calabria, che spazza via, prova a ripartire con Provazza. C'è spazio ancora, Provazza salta il suo diretto avversario, viene poi fermato per recuperare il Siracusa. Lavora bene questo pallone la difesa retusea, sono oltre 400 i tifosi del Siracusa giunti qui al Granillo. Va ad attaccare ancora squadra di Cazzola, prende intanto con una rimessa in zona d'attacco per la squadra amaranto, ci prova ancora Provazza, viene chiuso. Attenzione a questa ripartenza del Siracusa con Alma, c'è spazio ancora, Alma alza la testa, mette al centro per Maggio, che sfiora subito il vantaggio. Siracusa pericolosissima. Calcio di punizione adesso per la squadra amaranto, batte Mungo, il cross al centro, salva tutto la difesa del Siracusa, che in questa circostanza ha tremato. Con un calcio di punizione per il Siracusa sul pallone Aliperta, attenzione, nessuno riesce a sfruttare questo cross. Reggio Calabria si salva e si riprenderà con una rimessa dal fondo. Ancora Sanandria, ora questo pallone con Barilla, Zucco cerca di girarsi, viene però pressato, recupera ancora il pallone il numero 8 amaranto. Attenzione questa conclusione da parte di Mungo, resta in zona d'attacco
La squadra di Trocini prova a sfondare sulla corsia di Provazza. Ci prova Provazza e per poco il portiere del Siracusa, Lamberti, fa un patatrack. Attacca ancora la capolista, lo fa con il solito Aliperta. Attenzione a questa ripartenza del Siracusa, salva tutto la difesa Amaranto. Si prenderà con un nuovo calcio d'angolo per il Siracusa. La squadra di Trocini è costretta adesso a difendersi. Ora un calcio d'angolo, un corner per gli Aretusei. Attenzione soprattutto a Maggio. Parte il cross, libera la difesa Amaranto. Attenzione a questa ripartenza di Provazza. Ancora Provazza, si fa tutto il campo, punta il suo diretto avversario, lo salta, ancora Provazza, viene poi fermato dall'intervento di Di Paola. Sarà calcio d'angolo per la Reggio Calabria. Grandissima azione in contropiede firmata da Provazza, che si è fatto praticamente tutto il campo, palla al piede. Si riprenderà dunque con un corner per gli Amaranto. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0 qui al Granillo. Sul pallone Mungo osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore. Ancora Mungo, si spintonano lì in area di rigore, attende il fischio del direttore di gara. Pallone sempre Mungo, lo vediamo il direttore di gara che richiama i giocatori. Si parte finalmente, il cross di Mungo, il colpo di testa in aria. Attenzione, ancora Mungo prova a saltare il suo diretto avversario, mette al centro questo pallone, non riesce a liberare il Siracusa, un po' in affanno la capolista, soffre la pressione della Reggio Calabria di Trocini. Reggio ancora in avanti, il cross in aria, ancora Mungo è tutto solo, mette al centro per Zucco che si divora il gol del possibile vantaggio, la prima vera palla gol per la squadra di Trocini, capita sul piede del giovanissimo Zucco. Ripartono gli Amaranto con Cham, si abbassa Mungo, cerca e trova Provazza, mette giù questo pallone, Provazza prova a saltare il suo diretto avversario, ci riesce, mette al centro questo pallone, libera la difesa del Siracusa, Salandria, il cross al centro, attenzione, ancora una volta il Siracusa si complica la vita regalando di fatto un corner agli Amaranto. Barilla, ancora Barilla, scambia con Salandria, prova a trovare spazi la squadra Amaranto. L'ha messo giù Rossetti, ma si continua a giocare. Zanchi si appoggia su Cham che apre bene, attenzione, Nino Barilla entra in area di rigore, ancora Barilla, prova la conclusione, Barilla troppo debole, para il portiere. Attacca il Siracusa con il solito Aliperta, scambio con Maggio, ancora Limonelli prova a saltare il suo diretto avversario, ci riesce, ancora attenzione al Siracusa, il colpo di testa, la grande parata di Martinez. Siracusa vicinissima al gol del vantaggio. Adesso Cham, uno contro uno, salta il suo diretto avversario, ancora Cham, entra in area di rigore, fa tutto bene, mette al centro questo pallone, non ci arriva nessuno. Ancora una volta
il Siracusa soffre queste ripartenze. Ora gli Aretusei andare in avanti con il solito Aliperta che sfiora il gol del vantaggio. C'è d'angolo per il Siracusa. Attenzione, il colpo di testa di Maggio e Siracusa avanti al 46esimo. Siracusa sfrutta questo calcio d'angolo per portarsi in vantaggio. Lo rivediamo. Il colpo di testa del numero 9 porta avanti il Siracusa. Ancora Salandria, c'è spazio, si va da Provazza, prova a reagire la squadra di Trocini, fa centralmente, adesso si appoggia su Cham che prova a ripartire. Attenzione ancora una volta a questo contropiede del Siracusa, ma viene fermato in posizione irregolare Maggio. Siracusa vicinissima al gol del raddoppio. Si chiude il primo tempo al Granillo con il Siracusa avanti 1-0, decide il gol di Maggio. Tutto è pronto per il secondo tempo di Reggio Calabria-Siracusa, si riparte dal vantaggio aretuseo siglato da Maggio in chiusura della prima frazione. Attacca subito la squadra di Trocini, fa con Provazza, prova ad andare via il suo diretto avversario, viene anche Nino Barilla. Ora Barilla commette fallo e si riprenderà con un calcio di punizione per il Siracusa. Ora Mungo alza la testa, cerca e trova l'inserimento di Rossetti, non può arrivarci su questo pallone il numero 27 Amaranto, che si guadagna comunque una rimessa in zona d'attacco. Si avvicina Martiner, osserva il piazzamento dei compagni per il numero 25 Amaranto. Scambio con Salandria, ancora Provazza che punta il suo diretto avversario, il cross al centro, la deviazione, esce Lamberti, ci arriva Cham, calcio di rigore per la Regina, città ventata di Domenico Lamberti. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore per la squadra Amaranto. C'è anche il giallo per il portiere del Siracusa. Rivediamo il cross di Provazza, il colpo di testa a liberare l'aria, l'inserimento di Cham che crede a questo pallone, viene placcato in piena aria dal portiere aretuseo. Calcio di rigore, al dischetto si presenta Nino Barilla e fa 1-1, pareggio della Reggio Calabria proprio sotto la curva, il primo gol di questa nuova stagione, lo sigla un reggino, lo sigla il capitano Amaranto, Nino Barilla, 1-1 tra Reggio e Siracusa. Festa di Nino Barilla. Tanto un infortunio, anni di Rossetti che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Sfortunatissimo il numero 27 Amaranto, e c'è anche Nino Barilla. Entrano Ricci, Coppola, proprio cambio dunque per Trocini, deve fare meno dunque ancora una volta del suo centravanti titolare. Messa laterale per il Siracusa in zona d'attacco, 1-2. Attenzione, Ricci perde un brutto pallone, Ricci, ancora il Siracusa, tutto solo Alma, e fa 2-1 il raddoppio del Siracusa. Tutto nasce, tutto è nato da una palla persa da Ricci. Il Siracusa non perdona e fa 2-1. Rivediamo ancora Ricci che prova ad andare via al suo diretto avversario,
lo ferma Vacca, poi è tutto solo Alma con nulla, Martinez, Siracusa avanti 2-1. Attenzione a questa ripartenza degli ospiti, ci arriva Cham, viene comunque pressato, recupera il pallone il Siracusa che resta in zona d'attacco. Attenzione ancora una volta a questo lancio in profondità, Siracusa vicinissima al gol del raddoppio con il neo entrato Ortignone. Calcio di punizione in zona d'attacco per il Siracusa. Sul pallone il numero 19 Arcidiacono, si avvicina anche il neo entrato Teio. Vista continua ad attaccare, attenzione ancora la conclusione, la grande risposta di Martinez su questa conclusione di Zampa. Siracusa ancora una volta vicino al gol, va adesso a ripartire la squadra di Trocini. La si perde sul fondo, Cham mette al centro, ancora Bianco, troppo debole il suo colpo di testa, vita facile il portiere del Siracusa. La capolista continua ad attaccare, prova a ripartire Bianco, c'è un fallo di mano di Sus, era già ammonito, rosso, Siracusa in 10. Siracusa costretto dunque in 10 in questi ultimi minuti. Ci sono le proteste del numero 6 Retuseo, protesta anche il tecnico Cazzola. Calcio d'angolo per Reggio Calabria, Coracciam, brutto pallone di Bianco, per una volta vita facile il Siracusa che prova ancora una volta a ripartire, ci mette l'ennesima pezza Martinez che evita un passivo ancora più pesante per la squadra di Trocini. Prova adesso ad attaccare, c'è un brutto fallo, si riprenderà con un calcio di punizione per gli Amaranto. Provano a spingere questi ultimi minuti di gara. Ora Bianco mette al centro, non ci arriva nessuno, Siracusa libera e può ripartire, ancora Cham, prova ad uscire palla al piede ma perde questo pallone, attenzione al contropiede del Siracusa, ma si gioca ancora, Bianco mette al centro questo pallone, spazza via la difesa aretusea, ultimi minuti. Ancora Ricci, alza la testa, ma sbaglia tutto, esce e para il portiere Aretusè. Proprio in questo momento arriva il triplice fischio, il Siracusa sbanca il Granillo, lo fa per 2-1, decidono i gol di Maggio e di Alma, inutile il rigore del momentaneo pareggio siglato da Nino Barilla. Arriva dunque la prima sconfitta in campionato, la prima sconfitta qui al Granillo all'esordio per la squadra di Trocini, che dovrà necessariamente rifarsi già la prossima settimana nel turno infrasettimanale contro il Portici.